È arrivato il mio regalo. Oh ragazzi, non vedo l'ora di avere il mio bel regalo fra le mani, perché è una cosa che migliorerà questo canale, e non di poco, spero. Se mi seguite su Instagram avete visto una storia in cui mettevo la foto della schermata di Amazon con l'acquisto fatto, con l'oggetto in questione sapientemente oscurato dall'emoji di una cinepresa. Questo perché è quello che ho comprato il 2 gennaio, che era il mio compleanno. Ho ordinato una nuova action camera per fare video. Perché? Allora, questo perché la SJ Cam, come ho detto di nuovo in un'altra storia sempre su Instagram, l'ho rotta. E vi state chiedendo come fa a registrare allora se è rotta? Beh, l'ho rotta nel senso che ho messo la batteria alla rovescia e ho spezzato il contattino per la batteria. Quindi questa telecamera funziona solo ed esclusivamente con l'USB. E per questo devo anche usare il microfono esterno, che spero stia facendo il suo dovere nel miglior modo possibile. Quindi, visto che c'è stato Natale, visto che 2 gennaio era il mio compleanno, ho detto faccio la follia e mi faccio l'autoregalo, che ora sto andando a prendere a casa dei miei genitori, perché non ho ancora cambiato l'indirizzo su Amazon per farmi arrivare i pacchi. Quindi, visto che sono già molto vicinissimo, facciamo che riprende il discorso quando arriviamo a casa, che vi tiro fuori l'oggetto in questione dalla sua scatola. Tra l'altro oggi penso sia anche abbastanza freschino, perché ieri pomeriggio c'era una massima di 6 gradi. Vediamo se la faccio vedere ora in tempo prima che arrivi il verde. Vediamo un po' quanto dice. 9 gradi. Che non è caldissimo, ma nemmeno freddissimo. Quindi direi che è il momento di chiudere con discorsi inutili. Vado a prendere il mio regalo, torno a casa e ci rivediamo quando sono a casa. One eternity later. Pronti a vederlo? Facciamo partire la canzoncina di Zelda. Ebbene sì, il mio regalo di compleanno e Natale è una fantastica GoPro Hero 5. So benissimo che qui non c'è scritto 5, ma se siete abbastanza su internet, seguite abbastanza le notizie di tecnologia, sapete a cosa mi riferisco. Però ora me la spacchetto, voglio vedere un po' come ci si sente spacchettando la GoPro. C'è troppa luce, insomma, vabbè, così va bene così. Me la spacchetto, guardo un po' come funziona e domattina, quando ho di tempo, più di calma, vi spiego il perché di questo acquisto, di tutte le varie ragioni che ci sono dietro, perché non è un acquisto fatto a caso, oltre al fatto che si può fare quella cosa di cui si è parlato abbastanza nelle notizie, che comunque vi spiegherò fra qualche secondo, che per me sono 12 ore, quasi 20. Quindi, me la spacchetto, ci vediamo domattina per me, fra 5 secondi per voi. Ok, siamo al giorno dopo, sono un pochino più rilassato, sono da solo, quindi posso chiacchierare quanto mi pare, come mi pare, e facciamo un po' qualche aggiunta al video di ieri che ho fatto in evidente stato di eccitazione per questa nuova GoPro. Bene, veniamo subito al dunque, visto che tempo forse ne ho perso, ma anche già troppo. Allora, perché ho comprato una GoPro Hero 2018? Visto che ho sempre fatto video screditando l'operato di GoPro, proponendovi action cam che comunque avevano delle buone prestazioni a un prezzo molto basso, perché semplicemente uno dei miei obiettivi per questo 2019 è quello di aumentare la qualità ancora di più, e questo solo la GoPro me lo permette, perché ha delle impostazioni, delle caratteristiche che le altre action cam per ora non hanno. Quindi sono andato su GoPro. Perché la Hero 2018? Perché non so se l'ho detto nel pezzo di ieri, perché non l'ho ancora scaricata dalla fotocamera. La GoPro Hero 2018 è una GoPro Hero 5 in tutto e per tutto, semplicemente ha il firmware castrato, nel senso che la GoPro Hero 2018 può registrare solo in due risoluzioni, a 60 e a 30 frame al secondo, non ha il Pro Mode, quindi col colore piatto, con tutte le impostazioni manuali, non ha niente la GoPro Hero 2018.
L'Hero 5 Black invece è un Hero 5 Black, lo sapete tutti, si può fare un po' quello che ci pare, anche registrare in 4K a 30 frame al secondo, a 2,7K a 60 frame al secondo, a 1080p 60 frame al secondo con Super View, ha un sacco di caratteristiche incredibili. E questo fatto che la GoPro Hero 2018 si possa incredibilmente modificare in una GoPro Hero 5 in un modo anche fin troppo facile, perché davvero ieri dalla facilità mi sono spaventato, perché vi dico il post su Reddit con tutte le istruzioni. Comunque, basta prendere il firmware della GoPro Hero 5, modificare i due parametri, ma che qualcuno ha già fatto, quindi ha già confezionato i file modificati, metterli sull'SD, accendi la GoPro e si aggiorna da sola e diventa da sola la GoPro Hero 5. Sinceramente mi chiedo come GoPro possa lasciarsi scappare un dettaglio del genere. Basta bloccare, ci sarà sicuramente un modo per bloccare questa cosa, e invece no, infatti non è che stiano andando proprio bene bene finanziariamente la GoPro, a quanto mi ricordo. Questo video è la sagra delle aggiunte, perché sto facendo pezzi a caso, perché mi sono scordato di delle cose. Comunque, cos'è che non vi ho detto e che sto facendo l'aggiunta ora, che la sto mettendo a metà video? Non vi ho fatto vedere il procedimento per modificare la GoPro Hero 2018 in una GoPro Hero 5, per due motivi principalmente. Il primo è che per me è una cosa, almeno era una cosa delicata, perché comunque si rischia anche di buttare via la roba se qualcosa va storto. Ora non è che è soltanto pratico di hackeraggi e modifiche di questo genere, quindi ho preferito fare la cosa nel privato del mio privato, perché non volevo distrarmi col fare il video dove dire per forza qualcosa, magari sbagliare qualcosa che poi non poteva succedere dopo aver visto il procedimento, e mandare tutto a puntare. Quindi ho preferito fare tutto a parte e poi magari dirvelo dopo, cioè ora. E poi un altro motivo è che non so quanto questa cosa sia legale, perché ho visto sì un video in cui chi faceva questa operazione diceva che la telecamera l'ha comprata legalmente, il firmware l'ha scaricato legalmente, quindi in teoria dovrebbe essere legale. Però sinceramente non ho voluto rischiare di farvi vedere tutto il passaggio nel dettaglio, perché ci tengo al mio canale YouTube, e non sapendo se questa cosa sia legale o meno ho preferito evitare. Tanto comunque ci sono tantissimi video su YouTube, ci sono tantissime guide su Google, quindi io non sono la persona più adatta e non sono necessario per spiegare come fare questa modifica, quindi per questo ho preferito non farvi vedere tutti i passaggi. E quindi ecco perché la telecamera è già una GoPro Hero 5 e non vi ho fatto vedere come è diventata una GoPro Hero 5. Aggiunta finita, spero che abbia senso tutto il resto del video. Questa cosa si sposa perfettamente con il budget, perché io avevo un budget ristretto perché lavoricchio, mi serviva una camcam nuova, perché questa l'ho rotta definitivamente. Questo è il contatto delle batterie, non so se ce la faccio a farvelo vedere, facciamo come le makeup artist. Questo dovrebbe stare dentro e questo è quello che connette la batteria alla telecamera. L'ho rotto mettendo la batteria alla rovescia, quindi quella funziona solo con la power bank, che è una rottura di coglioni. Quindi mi serviva un action cam perché mi serviva per fare video. Volevo spendere e dovevo. Perché la macchina fotografica è muota da sola? Comunque, guardiamo se lo rifà, cambio batteria. Dicevo, credo, volevo spendere poco. Questa costa 199 euro, con la piccola modifica mi diventa una bestia, quindi viene da sé il motivo per cui l'ho presa. Qualcuno mi dirà anche, ma perché non hai preso una Hero 6 o una Hero 7? Perché semplicemente questa va incontro a tutte le mie esigenze e possibilità. È vero sì che la Hero 6 e la Hero 7 registrano il 4K a 60 frame al secondo, però per lavorare è morta un'altra volta, guardiamo se con una batteria diversa ora rifunziona. Stavo dicendo, spero, perché questa va incontro a tutte le mie esigenze e possibilità. È vero sì che la GoPro Hero 6 e Hero 7 fanno i 4K a 60 frame al secondo, però per lavorare con i file serve anche un computer adeguato, che io non ho. Io quando faccio matrimonio in 4K sono già in difficoltà, perché devo usare per forza i proxy, che sono i file originali ridotti per essere lavorabili. Se poi ci aggiungo un effetto, la cosa si sminchia tutta. Quindi non volevo comprare una action cam che fosse al di sopra delle mie possibilità, per poi trovarmi male e non riuscire a lavorarci e usarla a qualità più bassa. Quindi mi sembrava proprio una cosa inutile da fare. Il 2K riesco ancora a utilizzarlo, quindi questa ha il 2K, il 2,7K a 60 frame al secondo, quindi mi sembrava la cosa migliore. Altro motivo, l'ho già detto in passato, questo computer io lo uso per lavorare, faccio i video per i matrimoni e altre cose, quindi non posso intasarlo di altri file che non sono di lavoro, perché sì, YouTube mi diverte, lo faccio perché mi piace e spero di guadagnarci qualcosa, però finché non ci guadagno mi sembra stupido occupare risorse e spazio per una cosa che alla fine è un divertimento, sottraendo spazio e risorse a quello che è un lavoro per cui vengo pagato. Quindi
non volevo una action cam che mi facesse file veramente troppo grandi e come prima non volevo ritrovarmi a utilizzare un'action cam che potrebbe fare cose mirabolanti a una qualità più bassa perché è una cazzata, è uno spreco di soldi. Quindi questo è proprio l'incrocio perfetto fra budget, possibilità e necessità, perché a me non mi serve avere i video astronomici per ora. Lo sappiamo tutti che la GoPro fa dei video belli. Cioè, lo vediamo sempre, se no non avrebbe venduto così tanto. Quindi diciamo che questo è il perfetto incrocio fra tutti i miei requisiti, ecco. Bene, ce l'ho fatta a fare tutti questi bei discorsi da quasi appena sveglio, anche se non è vero, però è mattina, c'ho la voce sempre un po' disinstallata, quindi spero di aver condotto il messaggio nella maniera più appropriata. Ma dopo tutti questi bei discorsi c'è solo una cosa da fare, che è rispondere alla domanda: questa action camera, questa GoPro Hero 2018 hackerata, come funziona? E c'è un modo solo per sapere come funziona, quindi saremo in moto. Voi non avete idea di quanto stessi aspettando questo momento con questa GoPro, perché ho sempre voluto una GoPro, ma non ci ho mai avuto soldi per comprare una GoPro, quindi voglio finalmente sperimentare la sua qualità. Tenterò anche il miracolo registrando questa parte prima di quella che avete appena visto. Infatti qui la voce sarà un po' strana perché mi sono svegliato tipo 15 minuti fa, 20 minuti fa, quindi guardiamo un po' se viene fuori. Guardiamo anche un po' come funziona con il contrasto fra le nuvole e il cielo. Vediamo come funziona anche questo Pro Mode col profilo piatto. Ora ragazzi, se l'inquadratura è un po' strana, come al solito, è perché la telecamera è nuova e non so come l'ho messa sul casco. Quindi se per questo video l'inquadratura è un pochino più bassa, un po' più alta, non fateci troppo caso. Mi serve anche a me per capire come metterla. Comunque, dove sto andando per fare questo incredibile test? Sto andando a fare colazione. Perché in casa mi mancavano le materie prime per fare colazione, quindi vado a fare colazione. E cosa sto provando precisamente di questa telecamera? Sto provando innanzitutto i 60 frame al secondo. Poi voglio vedere la qualità a 1080p, perché io sto registrando a 1080p. E perché sto registrando a 1080p? Perché a 1080p, metto un counter da qualche parte, posso registrare in super view. Questo, cioè, dicevo, il Super View è quell'inquadratura resa famosa dalla GoPro, che è incredibilmente ampia, proprio è un grandangolo grossissimo a bestia, quindi guardiamo un po' come si vede. Quando tornerò a casa da fare colazione, proverò a mettere anche la visuale più stretta, un grandangolo normale, non il Super View. Questo perché questa bellissima GoPro Hero 5 può registrare il 2,7K a 60 frame al secondo, quindi se l'angolo ampio fosse già abbastanza ampio e non devo usare per forza il super view, posso benissimo registrare a una qualità più alta. Conoscendo la qualità di GoPro, non credo che avrò problemi registrando a 1080p. Non è come la SteelCam che, poverina, era tanto buona e tanto brava, ma a 1080p a 60 frame al secondo faceva schifo al maiale. Colazione fatta, la voce si è anche un po' aggiustata, ho cambiato l'impostazione del video. Ora il video è sempre 1080p, sempre 60 frame al secondo, però è ampio, quindi non è così grandangolare come il super view. Guardiamo un po' quanto si vede di tutta la situazione. Ora il super view mi intriga parecchio, ho proprio dato un'occhiatina rapidissima mentre cambiavo le impostazioni e sembra molto interessante da questo punto di vista. Poi comunque, dopo aver visto anche questo pezzo qui di video, fatemi sapere in un commento cosa preferite, cioè, fra il super view e l'inquadratura ampia, anche se me lo immagino di già. Oh, i ciclisti rompono coglioni anche sono da soli, è una cosa spettacolare. Ora però che sto fuori e c'è il sole, vado a vedere come è fatto il mare, anche se devo tornare a casa e registrare la fase di video prima di questa. Ok, lì c'è un problema. Lì sta bruciando una canna fumaria. Com'è calmo il mare stamani. Quasi quasi va a fare un bagno, eh? Vediamo un po' se il punto panoramico è libero. È liberissimo il punto panoramico. Qui siamo con questa bella visuale per tutto il video qui.
Devo anche arrivare a casa e sincronizzare l'audio perché non ho fatto niente per sincronizzarlo. Come al solito me ne scordo, quindi devo impazzire anche per quella cosa lì. Dunque, con questa bella visuale, noi ci vediamo al prossimo video. Se riesco a uscire dalla sabbia con questo mezzo, chiaramente per l'off-road.